Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona, l'edizione 2021. Stiamo iniziando il primo workshop con la Bellucci Modena. Il tema di questo workshop è le innovazioni tecnologiche in dairy robot R9500 GEA. Non sarà tanto un workshop di presentazione di un robot, cosa che comunque avverrà, ma soprattutto di un concetto importante, vedremo che è la diagnostica on farm, di un problema diciamo abbastanza importante che è la gestione delle malattie della mammella. Prima di presentarvi gli ospiti vi faccio due parole di introduzione. Voi sapete che da gennaio del 2022 cambierà un po' tutto quello che è la gestione del farmaco veterinario, non soltanto in Italia e in Europa. Cioè in Italia inizierà a gennaio, ma c'è un regolamento comunitario, il 2021-1660, che diciamo in qualche modo limita o razionalizza l'uso degli antibiotici che potrebbero essere utilizzati nella medicina umana, questo per il fenomeno dell'antibiotico resistenza. Poi abbiamo il regolamento 2019-6, che sostanzialmente regolamenterà dal gennaio sempre del 2022 l'utilizzazione degli antibiotici soprattutto per la prevenzione. Voi sapete che un'arma finora importante che abbiamo utilizzato non soltanto in Italia, a livello mondiale, è stata quella di utilizzare gli antibiotici alla messa in asciutta a scopo metafilattico. Quindi a prescindere se una bovina era infetta o sana, venivano utilizzati gli antibiotici. Questa pratica ormai non si potrà fare più, anche perché sono ormai troppi i ceppi antibiotico resistenti. Però di converso c'è un rovescio della medaglia, perché sapete, fare la terapia selettiva in asciutta in teoria è molto facile, però in pratica potrebbe succedere che una cattiva gestione potrebbe causare una recrudescenza delle malattie della mammella e quindi un aumento delle cellule somatiche che con fatica negli anni abbiamo ridotto, ma non ai livelli ancora di sicurezza. Quando ho parlato con la dottoressa Bellucci della possibilità di organizzare questo workshop, abbiamo condiviso l'importanza appunto sì di parlare di questo robot, ma soprattutto della possibilità che ha questo robot di Mungitura di diagnosticare in tempo reale, quindi on farm e in line, le variazioni delle cellule somatiche nella mammella. Perché le variazioni delle cellule somatiche nella mammella rappresentano, allo stato attuale della conoscenza, comunque un sistema diagnostico importante e fondamentale che permette l'intervento rapido. Voi sapete che il problema grande della mastite, lo dico soprattutto ai giovani che vedo qui con noi, non è tanto la difficoltà di curare una mastite, è quanto di farla cronicizzare, perché nel momento in cui una mastite cronicizza non c'è più niente da fare e per non farla cronicizzare bisogna intervenire molto rapidamente. Quindi noi parleremo di questo. È anche un momento positivo, voi sapete, è uscito comunque dall'ultimo rapporto ESVA che in qualche modo ci testimonia che noi comunque in Italia abbiamo ridotto di quasi il 50% l'uso degli antibiotici in veterinaria, per cui siamo sulla buona strada, però bisogna accelerare, bisogna consolidare. Allora, abbiamo come ospiti un mio vecchio amico Vito Florimonte, ci conosciamo da molti anni, che è il tecnico di riferimento almeno per quanto riguarda, poi ci racconterai il tuo lavoro, che cosa fai comunque in Bellucci Modena, una storica presenza, noi ci conosciamo da quasi 40 anni, quindi è una vecchia conoscenza. Poi abbiamo Federica Manila Soli, che invece è una new entry, che si occupa proprio, se non sbaglio Federica, di allevamenti, proprio della gestione degli allevamenti. E poi abbiamo anche la testimonianza di un allevatore, Andrea Fucci, è un allevatore di bovine da latte ovviamente, della provincia di Ravenna, che ci porterà un po' la sua esperienza in questo senso. Per cui niente, io direi che a questo punto possiamo iniziare, darò la parola a Federica immagino, quindi possiamo mettere la diapositiva successiva e Federica ti do la parola. Vi ricordo che siamo in diretta Facebook, per cui saluto tutti gli amici e colleghi che sono molto più numerosi di quelli presenti fisicamente in sala che ci stanno seguendo via Facebook, e li saluto tutti a nome di Ruminanzia. Li invito anche a fare degli interventi in chat chiaramente, che io leggerò
con il mio telefono, e quindi nella misura possibile daremo una risposta in diretta, e quindi possiamo anche iniziare. Ok, grazie. Okay. Allora, buongiorno a tutti, io sono Federica e ringrazio il dottor Alessandro Fantini per l'introduzione e per la presentazione. Prima di entrare nel vivo vorrei ringraziare comunque tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, perché è un momento di condivisione importante sia per noi, quindi a nome della Bellucci, ma in generale per tutti quelli che lavorano nel settore. Io sono Federica, sono laureata in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali e inizierò insomma parlandovi un po' di quello che è non tanto il robot, ma come agisce, quindi la sua importanza nella gestione della sanità della mammella. Ok, perché è importante la sanità della mammella? Io credo sia un prerequisito fondamentale per la produzione di un latte di qualità. Si sente tanto parlare di latte di qualità, ormai è uno slogan comune, ma è un obiettivo che l'allevatore si deve porre per andare incontro sia alle richieste del trasformatore che del consumatore. Come fare? Come gestire effettivamente questo problema? Il punto fondamentale è quello di tutelare la mammella da stati patologici. Quello che tutti conosciamo e che è quello anche più diffuso e insomma ha una buona incidenza è la mastite. Okay. Qui una brevissima definizione, anche se so che tutti ormai la conoscete. Ho voluto riportare questa frase perché secondo me ben rappresenta quella che è la mastite e la sua evoluzione, quindi cito testuali parole: la comparsa delle infezioni mammarie è un evento la cui evoluzione dipende dall'esito della battaglia che si viene a creare tra microorganismi, quindi considerando anche tutti i fattori legati alla virulenza, all'eziologia del microorganismo stesso e mezzi di difesa della mammella. È uno stato infiammatorio che coinvolge uno o più quarti. I fattori possono essere differenti. Le forme. In base all'esito di questa battaglia che si viene appunto a instaurare, possiamo avere diverse forme, cliniche e subcliniche. La mastite clinica è quella, diciamo, più facile, per così dire. È una produzione di latte anormale con presenza o meno di sintomi secondari. Questi sintomi la rendono facilmente identificabile all'interno dell'allevamento dall'operatore, quindi è anche più facile intervenire in tempi rapidi. Quindi abbiamo dei sintomi sia a livello della mammella che del secreto, con diverse forme in base ovviamente alla gravità, quindi lieve, moderata e grave. Molto più subdola è invece la mastite subclinica. È uno stato in cui le difese immunitarie dell'animale sono in grado di controllare e contrastare le infezioni batteriche, ma non di distruggerle. Quindi noi non abbiamo dei sintomi clinici apprezzabili e visibili, ma possiamo identificarla attraverso la valutazione del latte, quindi con l'identificazione e la ricerca del microorganismo, con alterazioni a livello del latte come pH e contenuto minerale, ma quello che viene utilizzato principalmente è il contenuto insomma di cellule somatiche, quindi avrò un sovraccarico di cellule somatiche. E questa è la chiave anche per la diagnosi e per l'identificazione precoce, per poter quindi intervenire in modo rapido in allevamento. E questo è un aspetto fondamentale, perché rispetto alla mastite clinica è molto più diffusa, può causare grosse perdite. Per questo è importante identificarla e curarla nel più breve tempo possibile. Perché è importante tutto questo? Perché sia l'insorgenza della mastite clinica che della mastite subclinica ovviamente causano delle grosse perdite per l'allevatore. Non tanto, cioè anche per le perdite quali quantitative, ma per tutto ciò che è associato, quindi il trattamento, il veterinario, la manodopera necessaria per la gestione, quindi insomma è un problema ancora attuale, nonostante le tecnologie abbiano già dato un grosso supporto. Come fare? Beh, sicuramente è necessario impostare un piano di prevenzione e controllo che sia preciso e mirato.
andando a limitare tutti quei fattori che ovviamente favoriscono l'insorgenza della malattia. Noi parliamo di mungitura che fra le pratiche zootecniche è quella più delicata perché è quella che avviene con più frequenza. E il nostro obiettivo è non solo quella di identificare ma anche di prevenire. Quindi limitare il contatto tra patogeni e la mammella, potenziare le difese difensive della mammella, dei meccanismi difensivi della mammella, quindi lo stato del capezzolo, che è la prima linea di difesa, e mantenere una corretta e rigida procedura nella mungitura. E anche in questo il robot di mungitura sicuramente dà un supporto. Qui brevemente quali sono gli aspetti da considerare nella procedura di mungitura. Ogni fase ha un suo fine anche nella tutela della sanità della mammella e dello stato del capezzolo, che a partire dalla pulizia del capezzolo, quindi insomma evitare che durante la mungitura stessa attraverso l'orifizio possano penetrare dei batteri principalmente di origine ambientale, passando poi all'eliminazione dei primi getti, che è fondamentale per il monitoraggio dello stato sanitario di ogni singolo quarto. Non mi sto a dilungare eccessivamente perché sono cose ormai note, comunque l'attacco e lo stacco per insomma, prevenire anche il fenomeno della sovramungitura, passando poi alle disinfezioni del capezzolo con ormai una comprovata efficacia nella riduzione dell'insorgenza di nuove infezioni intramammarie e per potenziare le difese del capezzolo stesso. E per finire un altro aspetto, che anche questo è incluso nei robot di mungitura, il nostro, è il backflush, quindi la disinfezione del gruppo tra un animale e l'altro. In questo modo io scongiuro, limito quanto più possibile il passaggio di patogeni da un animale all'altro, quindi la contaminazione crociata. Veniamo al cardine, al punto cardine. Per insomma, l'identificazione e la diagnosi precoce anche in allevamento, le cellule somatiche, perché di fatto è uno strumento che è pratico, ormai altamente diffuso, ma anche tra quelli più economici. Le cellule somatiche sono parte dei meccanismi di difesa attuati dalla mammella, sono costituite dalle cellule di sfaldamento del parenchima mammario, quindi di origine locale, ma per la prevalenza da leucociti, quindi macrofagi, linfociti e neutrofili, che di conseguenza intervengono nel momento in cui si innesca il processo infiammatorio e l'infezione, che tengo a sottolineare è dovuta alla presenza di un microorganismo patogeno, quindi questo ci tengo a dirlo. E noi quindi li andiamo a controllare e ci sono diverse tipologie di prelievi, quindi possiamo controllarle sul latte di massa, possiamo controllarle sul pool, quindi andando ad analizzare i singoli quarti prima della mungitura, ma sicuramente quello che dà un'indicazione puntuale sullo stato sanitario della mammella è per singolo quarto. Quindi qui abbiamo una linea insomma, generale di come il conteggio mi indichi anche una condizione di salute. Quindi ovviamente più il conteggio, quindi maggiore il 200.000, più la gravità della mastite insomma, è presente e al contempo abbiamo un'elevata percentuale di perdita in latte, oltre che di qualità, perché all'aumentare delle cellule somatiche diminuisce anche la resa casearia. Il fatto di poterlo monitorare costantemente attraverso uno strumento è un vantaggio per l'allevatore perché in questo modo io vado a identificare già quelle situazioni che sono critiche. Se notate in tabella già con cellule intorno alle 100.000 io ho già una perdita che può anche arrivare al 5%, una perdita di latte, quindi più si va avanti, più diventa grave la situazione. In questo modo io posso anche impostare dei programmi mirati in base anche all'età dell'animale, allo stadio di lattazione, tutta una serie di fattori per impostare quindi la terapia adeguata, un'azione molto più precisa. E oltre a questo, come già è stato accennato all'inizio di questa introduzione, è fondamentale anche per la gestione dell'asciutta.
Il fatto di poter monitorare tutti questi parametri in continuo offre uno strumento valido su cui poter impostare dei piani per un trattamento selettivo. Chiudo, quindi passo poi la parola al mio collega che vi parlerà nello specifico come il robot effettivamente supporta, quindi nella pratica, questi aspetti. La gestione della mammella deve passare, dal mio punto di vista, attraverso questi passaggi. È un vero e proprio processo, per cui abbiamo la necessità di avere una mungitura rispettosa e delicata, quindi senza stressare eccessivamente le mammelle e al contempo anche lo stato del capezzolo. Monitoraggio dello stato sanitario per una diagnosi precoce e trattamenti mirati. Queste credo siano le chiavi per ottenere un successo nella gestione della sanità della mammella. Adesso passo la parola al mio collega che vi presenterà in che modo il robot tutela questi aspetti. Sì, grazie dottoressa Soli. Tanto la discussione poi la facciamo in fondo perché ci sono tante cose da chiedere e da approfondire. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Vito Florimonte, lavoro per la ditta Bellucci da un po' di anni, conosco il dottor Fantini da una vita, diciamo, e oggi vi illustrerò in effetti qual è l'importanza di avere tanti sensori all'interno di una macchina per monitorare effettivamente la mungitura. Come vedete nella slide, la GEA è dal 1926 che propone impianti di mungitura. E come vedete nella scaletta si è partito col secchio, con le sale di mungitura convenzionali, con la rotativa automatizzata e in ultimo il robot di mungitura, il Dairy Robot, che in effetti è l'ultimo arrivato sul mercato. Tutto questo per ottenere una mungitura veloce, delicata, rapida e completa. In effetti il suo nome quest'anno è stato sostituito, prima si chiamava Monobox, quest'anno si chiama Dairy Robot 9005 e questo in effetti presenteremo un po' la gamma di sensori presenti all'interno del Dairy Robot 2021. Qui vediamo un piccolo filmato dove in effetti descriverà che cosa avviene durante la mungitura in un robot. È un sistema molto compatto. L'accesso è reso molto semplice, molto rapido anche per l'animale. Uno spazio dedicato in modo ottimale per l'animale in presenza all'interno del box. Qui vediamo che cosa succede. Il braccio esce fuori dalla sua posizione, tramite una telecamera rileva la posizione dei quarti e attacca i bossoli o le tettarelle ai capezzoli. Tutto questo in modo molto rapido. La cosa fondamentale è che durante la fase di attacco tutte le fasi vengono fatte solo una volta collegata la tettarella al capezzolo. In questo caso avremo il lavaggio, la stimolazione, la fase di premungitura, mungitura e alla fine il post-dipping. Una delle cose fondamentali è che all'interno del nostro sistema è possibile mungere un animale in manuale, cioè in questo caso io racchiudo l'animale all'interno del box e mi dà la possibilità di non far attaccare l'animale in automatico, ma bensì di collegare il gruppo di mungitura manualmente. È interessante. Perché questa opzione? Questa opzione viene usata specialmente se eventualmente per controllare i capezzoli di un animale, eventualmente se abbiamo avuto una segnalazione all'interno del Dairy Plan, cioè del programma, che un animale possa avere un capezzolo infettato okay. con dei problemi, quindi io posso tenere fermo l'animale, bloccare la mungitura ed eventualmente controllare lo stato della mammella. Okay. O eventualmente si usa principalmente per indurre l'animale in asciutto
le famose candelette che si mettono agli animali, quindi io trattengo l'animale nel box, eseguo tutte le mie operazioni all'interno del box, tenendo fermo l'animale, e lo libero una volta finito questo processo. Qui vediamo un effettivo, quello che avevamo visto prima era il trasporto del latte molto delicato, un lavaggio molto efficiente del sistema. A fine mungitura una cosa fondamentale è che il gruppo di mungitura viene completamente risciacquato, viene pulita la camera e viene fatta una disinfezione del gruppo. La disinfezione del gruppo è fondamentale proprio per evitare problemi che dei batteri del precedente animale munto possono infettare l'animale che entra successivamente. Qui vediamo un'unità di lavaggio che è molto compatta del sistema, quindi si occupa di tutto quello che riguarda il monitoraggio del lavaggio, prodotti di disinfezione e prodotti del post-dipping. Una cosa fondamentale che il GEA ha brevettato, in effetti viene chiamato GEA Inline Everything. Questo processo viene eseguito durante la fase di attacco, quindi una volta che la tetterella ha raggiunto il capezzolo e quando viene eseguito la prima fase, la stimolazione ed il lavaggio, in modo da pulire il capezzolo ed evitare che qualsiasi parte di sporco possa andare a finire nel latte. In più vengono separati i primi getti, quindi la prima parte che è ricca di cellule somatiche più lo sporco e l'acqua viene separata e messa in un altro contenitore che poi verranno messi in scarico. Dopo questi passaggi viene eseguita la mungitura e alla fine viene eseguito il post-dipping. Tutto questo avviene all'interno della tetterella, quindi non abbiamo trasmissioni, cioè non abbiamo altri strumenti supplementari per eseguire questa operazione. Viene fatto tutto all'interno della tetterella ed è un sistema brevettato. In questa slide potete vedere come avviene il processo per ogni singolo pezzolo. Stimolazione, lavaggio, premungitura, la mungitura e qui siamo alla fase di disinfezione. Tutto questo sempre per ottenere, per assicurare alle bovine una mungitura ottimale, una qualità del latte e alla fine di fornire una mungitura completa dell'animale. Come vi ho spiegato prima, il gruppo di mungitura, una volta staccato l'animale, quando va in posizione di lavaggio, viene pulita sia la parte esterna del collettore, della parte del gruppo di mungitura, viene pulita la telecamera per fare in modo che non ci sia dello sporco e per poter attaccare in modo migliore o ritrovare subito i capezzoli, e in più viene disinfettato proprio per evitare contagi tra un animale e l'altro. In più abbiamo il lavaggio intermedio del box, che se eventualmente viene munto un animale trattato, viene eseguito un lavaggio o un risciacquo a seconda delle condizioni a scelta il gruppo di mungitura con tutto il terminale, e in più abbiamo il lavaggio del pavimento e in effetti della culatta, della parte posteriore, la toilette dell'animale, in modo da tenerlo sempre pulito e decente. Che cosa abbiamo noi all'interno del nostro sistema? Per controllare e per poter avere una qualità del latte abbiamo una serie di sensori che adesso vediamo nella prossima slide. Il primo in assoluto, che voglio vedere sulla sinistra, è il controllo di colore. Questo sensore ci permette di controllare se eventualmente uno dei capezzoli ha del sangue all'interno del latte. Questo sensore ha il compito di controllare ed eventualmente separare il quarto con il colore, quindi con del sangue all'interno del latte. Il kick-off invece è un sensore che controlla eventualmente se ci fossero delle perdite d'aria, perché se ci sono delle perdite vuol dire che il capezzolo non è in posizione corretta, cioè non è all'interno della tetterella,
Questo fa sì di monitorare la presenza, c'è o non c'è il capezzolo all'interno della tettarella. Il sensore QHM al quadrato ha il compito di monitorare la conducibilità elettrica del latte, fa il rilevamento della temperatura del latte, misura la quantità del latte, mi dà il tempo di mungitura e la quantità del latte munto, e in più il flusso del latte, scusatemi, il flusso del latte. Di questi sensori ce n'è uno per quarto. Tutti e quattro i quarti vengono convogliati nel misuratore successivo, nel misuratore del metatron. Anche la vaschetta di misurazione non fa altro che raggruppare il totale del latte munto della mammella e in più ci darà il tempo di mungitura e la quantità del latte più il flusso del latte dei quattro quarti. L'ultimo in assoluto, che è il sensore, l'ultimo arrivato tra i più importanti, è l'M6850. Questo misura realmente le cellule all'interno del latte e lo fa singolarmente per capezzolo. Lo vedremo un po' più dettagliato nelle prossime slide. Qui vediamo un video. Dove spiega e fa vedere un po' come lavora il 6850. Tutti i dati che vengono misurati vengono convogliati nel programma, vengono ricevuti dal programma. Come avete visto, nella fase di attacco, oltre a tutte le fasi di pulizia, di premungitura, lavaggio, stimolazione del capezzolo, ogni quarto viene monitorato in tempo reale. E questo viene monitorato dall'inizio della mungitura fino alla fine della mungitura. Quindi per ogni quarto ho tutta la durata della mungitura per quarto monitorato e avere il valore delle cellule. È uno strumento molto avanzato, tecnologicamente molto avanzato, è brevettato per avere la salute della mammella e la qualità del latte ed è chiamato EPT. I parametri vengono chiaramente salvati, elaborati e vengono, ogni quarto viene classificato in base ad una scala che va da 0 a 4. Come vedete avete la scala, 0 sta sotto i 250.000, 1 sta dai 250 ai 500, 2 dai 500 a 1 milione, da 1 milione a 2 milioni e oltre i 2 milioni. Quindi nell'attimo in cui inizio la mungitura, dall'inizio alla fine della mungitura per quarto viene classificato e dato un range per ogni quarto. Perché è fondamentale controllare il quarto? Qui c'è un esempio. In effetti, come vedete, tutti i quarti hanno un valore 100.000 e il totale è 100.000, il campione di massa. Il secondo esempio invece abbiamo un campione di massa a 250.000, ma il campione di massa è 180.000. Il terzo esempio ci dà un animale con 1 milione e quello di massa è 190.000. Quindi attualmente per qualcuno l'animale è sano, ma non è vero perché il quarto è a 1 milione. Per avere una segnalazione d'allarme l'animale dovrebbe avere un quarto sopra i 2 milioni. E questo, come vediamo nell'esempio numero 4, solo in questo caso l'animale con 2 milioni avremo una massa totale di 290.000. Ed è quindi ci dà la possibilità di intervenire preventivamente prima sapere qual è il quarto che ha problemi di intervenire subito sul quarto infettato ed eventualmente trattarlo. Come abbiamo detto, una cosa fondamentale è che nella fase di attacco la mungitura viene monitorata dall'inizio alla fine. Il sensore non ha bisogno di nessun reagente, cioè non usa prodotti additivi per eseguire queste misure. Quindi una volta installato il sensore, lui lavora per conto suo.
L'altra cosa fondamentale è che anche l'animale trattato, se noi abbiamo degli animali in mungitura tradizionale dove non c'è nessuno, cioè che non è stato trattato e il latte viene separato, anche l'animale separato in questo caso viene monitorato. Quindi in tutti i casi riesco a sapere sia quelli a mungitura automatica tradizionale senza problemi e sia gli animali trattati. Ecco, qui c'è un piccolo riepilogo in effetti di che cosa fa il sensore. Abbiamo il monitoraggio quarto per quarto, l'analisi in tempo reale di tutta la mungitura, la misurazione, come abbiamo detto, inizia lo start, la misurazione dal controllo inizia dallo start alla mungitura fino alla fine della mungitura. Non ha bisogno di reagenti, quindi nessun prodotto aggiuntivo viene inserito all'interno del sensore per ottenere questa scala di valori. E più il sensore ha una tecnologia brevettata, come ho detto, che si chiama EPT. Qui c'è il riepilogo un po' delle classi. Come avete visto, 0 è sotto i 250.000, 1 dai 250, non sto a riepilogo la tabella. Però questo ci dà la possibilità di intervenire preventivamente quando uno dei capezzoli è sopra una certa soglia. Una cosa fondamentale è proprio questa, cioè dare una possibilità all'allevatore decidere di come eventualmente scegliere la miglior strategia per trattare l'animale, di trattarlo in modo rapido. L'andamento, una volta che l'animale è trattato, posso realmente controllare il processo di guarigione in atto, se il farmaco dato all'animale mi dà la possibilità di avere dei vantaggi sul trattamento in essere. Eventualmente, se no, potrei cambiare il trattamento in... L'andamento delle strategie terapeutiche, chiaramente per i piani, in base al tipo di animale, all'età, al numero di lattazione, scegliere effettivamente il trattamento da eseguire. In altro fondamentale è la gestione dell'asciutta, cioè quindi posso fare un'asciutta selettiva. Una cosa fondamentale è quella di misurare le cellule dell'animale prima dell'asciutta ed eventualmente trattarla e far sì che in effetti tutto il periodo dell'asciutta sia sano l'animale. E poi è fondamentale controllarlo all'inizio della mungitura. Quindi ecco che GEA è il modo per come si prende cura in effetti della qualità del latte e della salute della mammella e dei capezzoli di tutte le aziende che in effetti usano un sistema automatizzato di GEA. Qui adesso abbiamo un nostro cliente, cioè un nostro allevatore, che ha preso su una macchina GEA, e il signor Fucci Andrea, che adesso eventualmente vi spiegherà un po' lui come l'uso della macchina. Grazie a tutti. Buongiorno, mi presento, sono Fucci Andrea, abbiamo dal 98 un caseificio aziendale e quindi per noi la qualità e la gestione ottimale del latte è fondamentale, perché il latte e anche i suoi trasformati arrivano direttamente al consumatore finale e dobbiamo garantire un prodotto quindi che sia oltre che più che perfetto, diciamo, e qualitativamente superiore per essere concorrenziale nel mercato. E abbiamo deciso optato per un robot di mungitura perché essendo a conduzione familiare dobbiamo ottimizzare i tempi e la gestione tra campi, stalla, caseificio, e 24 ore al giorno non ci bastavano, e abbiamo deciso di optare per un robot di mungitura perché ci dava la possibilità di e ci siamo accorti dal 16 di agosto, in cui è entrato in funzione il robot in azienda, ci dà la possibilità di intervenire tempestivamente sia sulla gestione della mandria sia sul controllo delle eventuali anomalie che il singolo animale poteva avere sul singolo quarto o sull'animale in generale. Infatti abbiamo optato
per la presenza del contacello all'interno del nostro robot, e grazie a questo meccanismo e anche alla tipologia di attacco, che secondo noi è un modus operandi del robot superiore, perché isola, diciamo, il singolo capezzolo durante tutta la fase di mungitura, abbiamo visto ottimi risultati e siamo riusciti a intervenire tempestivamente anche senza l'uso di antibiotici negli animali, perché vedevamo il problema attraverso l'analisi dei dati, quindi un po' di tempo cambia il modo di gestire la stalla. Attraverso l'analisi dei dati vedi che ci potrebbe essere un'anomalia in quel quarto di quell'animale e tempestivamente intervieni con anche prodotti. Noi usiamo prodotti omeopatici, siamo un'azienda convenzionale, ma utilizziamo prodotti omeopatici a base di erbe, quindi non abbiamo spreco di latte e quindi non abbiamo perdite di denaro in effettivo, perché quel latte viene trattato prima che si crei una vera problematica, quindi non abbiamo ancora mai utilizzato antibiotici e l'andamento dei miei animali, se continua così, li abbandono ben volentieri. E per il resto devo dire che bisogna essere solo contenti di come funziona, perché a livello anche di qualità del latte non ci sono state differenti come titoli di grasse e proteine, anzi c'è stato un aumento delle produzioni e i nostri clienti non se ne sono accorti la minima differenza, e anche il controllo delle cellule, visto che per la vendita del latte crudo bisogna stare sotto determinati range di cellule somatiche, si vengono rispettati e anzi si sono abbassati molto i livelli di cellule somatiche all'interno dell'analisi del latte delle mie vacche, io non lo faccio. Quindi il primo impatto è stata un'innovazione che ci ha garantito di riprendere in mano quello che è la gestione della stalla, la gestione della mungitura, e penso che sia una cosa fondamentale, perché intervieni prima, intervieni meglio, quindi sprechi meno soldi e sei tu direttamente proprietario dell'azienda a vedere che cosa fare e a dire come agire e qual è la soluzione migliore per agire tempestivamente. Perché, e poi soprattutto in un periodo come questo, sei tu che te la gestisci, riesci a controllarla anche se sei dietro a fare un altro lavoro, perché magari sono dietro a fare il formaggio, mi arriva l'allarme, mi collego, lo vedo in remoto, questa vacca devo ricordarmi di comportarmi in determinata maniera. Quindi posso fare qualche cos'altro senza mai abbandonare gli animali, che sanno benissimo a gestirsi anche da soli. Almeno ho avuto questa fortuna, perché gli animali hanno risposto ottimamente al robot. Eravamo più preoccupati noi allevatori, io e mio padre. E a livello anche di... Basta. Tutto qui. Si può essere solo che contenti, perché la gestione è impeccabile. Grazie. Poi quella dell'allevatore è sempre la migliore testimonianza, perché è colui che è super partes per definizione. No, ti volevo fare una domanda, Vito, tanto interpreto anche quello che sta arrivando. Questo sensore 6850, questo può essere applicato anche nelle sale di mungitura o è per il robot? Allora, attualmente non può essere applicato alle sale, attualmente va solo nella mungitura automatizzata. Okay. Nel Dairy Robot R9005 o nella giostra robotizzata, la Dairy Pro Q. Ok. Per adesso è solo nel sistema automatizzato. No, ti chiedo questo perché voi sapete bene, insomma, poi abbiamo anche il professor Bernabucci con noi. Umberto, professor Bernabucci è qui per presentare un corso di laurea professionalizzante della Tuscia.
però è partecipe, anche io ci sono impropriamente, c'è un gruppo dell'Associazione delle Produzioni Animali, ASPA, che è della Precision Livestock Farming. Quindi ormai l'allevamento di precisione, Umberto, rappresenta, lo sto coinvolgendo, insomma, mi vorrebbe uccidere, lo so, ma fa niente, rappresenta l'allevamento di precisione non un'opzione, è una ovvia scelta, sia per ragioni economiche, come dicevi tu, ma anche per ragioni tecniche. Quello che abbiamo fatto fino adesso non lo possiamo fare più. Abbiamo sprecato e danneggiato sia il pianeta, ma anche la salute dell'uomo con gli antibiotici. Una delle cose fondamentali di un sistema automatizzato è il fatto che non riguarda più l'operatore, ma la macchina esegue tutte le fasi sistematicamente a tutti gli animali, certo. Cosa che non avviene nei sistemi tradizionali, tipo la mungitura col secchio, le salve di mungitura, le rotative standard, tra virgolette. Quindi la routine di mungitura può essere applicata o meno a seconda dell'operatore che c'è presente in azienda, cosa che invece una macchina la fa sistematicamente. Ma poi voi avete detto anche una cosa molto importante che vorrei sottolineare. Voi avete detto che può servire anche per capire un trattamento, perché purtroppo dove non sono presenti questa tipologia di sensori che misurano puntualmente le cellule somatiche, capire se quel trattamento è stato efficace è difficilissimo, perché il latte si altera, l'hai messa tu Federica la diapositiva, cioè quando il latte è alterato sei arrivato proprio, non lungo di più, sei arrivato alla cronicizzazione. Esatto. Per cui anche poter mirare un trattamento, capire se quel trattamento funziona, è efficace su quel quarto, anche per capire tutte le alternative. Io adesso, tanto ci sentono anche altre aziende, in questa fiera in cui le fiere non sono semplicemente un momento per vedersi, sono momenti in cui si decide cosa fare. In questa fiera stiamo tutti decidendo come gestire la terapia in maniera corretta e quindi vedere se agli antibiotici c'è un'alternativa. C'è il ministro anche. Signor ministro, la salutiamo, grazie di essere venuto a trovarci. Ciao, c'è anche Gallinella che è il presidente della commissione agricoltura. Ciao, grazie. Quindi dicevamo, è molto importante perché anche loro, per esempio, stanno facendo dei convegni proprio sulla precision livestock farming. Però dal dire al fare, noi siamo pratici, bisogna mettere in campo le tecnologie, perché tutti vogliamo la sostenibilità, tutti vogliamo la riduzione dell'uso dell'antibiotico, ma poi nella realtà dei fatti, se non ci sono le tecnologie, come si fa? Cioè diventa una chiacchiera come tante che se ne fanno. Infatti credo che anche Andrea Fucci ha dato una bella testimonianza. Sì, perché in effetti lui non usa più antibiotici ma usa degli antinfiammatori omeopatici, da quello che ho capito. Quindi in effetti fa un trattamento a un animale, controlla effettivamente se il trattamento in essere va a buon fine o come si comporta l'animale per questo tipo di trattamento ed eventualmente se no prendere provvedimenti. Ma vedi, io penso anche questo. L'antibiotico non ne potremo mai fare a meno completamente, perché ci sono delle patologie, vediamo anche nell'umana, no? Cioè, arrivi a un punto che non puoi fare a meno. E questo noi lo stiamo dimostrando, perché il nostro paese dal 2011 ha ridotto il 50% l'uso degli antibiotici. Però, devo dire, purtroppo, è stato fatto in maniera irrazionale, perché noi abbiamo cronicizzato molte mastiti. E che noi lo vediamo, il problema delle stalle è che ti trovi ad avere, come giustamente, mi è piaciuta molto quella slide lì, anzi Federica, magari scriviamoci qualcosa per luminanza. Il fatto di avere le cellule della mammella va bene, ma a me interessa le cellule del quarto, perché della cellula della mammella va bene, ma ha come le cellule di massa, cosa ci faccio io in pratica? Un'altra cosa fondamentale è che di solito adesso per i controlli vengono presi a campioni, quando si prende proteine grasso si fa una volta al mese, ogni 40 giorni, ed è un periodo fin troppo lungo. Quindi il fatto di avere il monitoraggio per tutte le mungiture, per tutte le vacche, per tutti i giorni è una cosa fondamentale. È fondamentale, è assolutamente importante. Per mirare, perché io mi ricordo, questa è un'esperienza giovanile, no? Cioè uno dei dogmi della gestione delle mammelle è prima intervieni e prima guarisce. Esatto. Perché il problema è che tu prima di vedere il latte alterato, e tu ormai sei arrivato molto lungo, sì. Poi in pratica chi è che può fare il CMT? Su ogni mungitura,
o su ogni quarto da, tutti i giorni per 365 giorni, finisce che quel piattino rimane lì. Esatto. Per cui questa sensoristica è assolutamente fondamentale. La cosa fondamentale e comoda in effetti è che questo sensore non necessita di prodotti aggiuntivi, quindi è un sistema che funziona una volta installato, connesso alla macchina, parte il rilevamento, finito. Vi do un consiglio anche pubblicamente, tanto siamo a ragionare in famiglia. È importante a corredare, se già non lo avete, è una mia, diciamo, negligenza, questa tipologia di diagnostica con una sensibilità e specificità. Cioè, quanto è sensibile e specifica l'azione del sensore M6850, perché quella sensibilità e specificità poi va a corredo dei veterinari, dei tecnici, delle produzioni animali, perché diventino degli standard per noi. Quindi vi do questa invito. Grazie. Ci sono domande da parte del pubblico, approfittatene insomma per capire questo. Io seguo Facebook, non sto guardando il telefono per giocare, sto vedendo se c'è un'interazione su Facebook. Anzi, invito gli amici e i colleghi di Facebook insomma di approfittare e di intervenire. Va bene, se non ci sono ulteriori domande, direi che abbiamo esaurito bene l'argomento, quindi è molto interessante. E la Precision Life for Farming proprio si sta occupando, indico sempre il professor Bernabucci, si sta occupando proprio di sensoristica, cioè di vedere dei sensori disponibili sul mercato, quelli effettivamente dotati di alta sensibilità e alta specificità, cioè di non creare né dei falsi positivi e né dei falsi negativi. Esatto. Perché a quel punto mi si mira e ci aiuterà a capire di tutta la grande offerta che viene di prodotti per la mammella, intesa come disinfettanti, additivi, prodotti omeopatici, prodotti fitoterapici, quello che effettivamente funziona. Perché a oggi, purtroppo, tolta l'esperienza diciamo che si fa con gli allevatori in azienda, abbiamo poche informazioni sull'efficacia di tutte quelle che sono le cosiddette terapie alternative. E l'unico modo per determinarlo è la sensoristica. Sì, questo... Io vi ringrazio a tutti, se c'è qualcosa di aggiungere la chiuderei qui. Grazie, grazie Gea. Grazie a te.